tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta che ho deciso di chiamare canotta crema. E per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea topless. Ora, chi mi segue da tanti anni sa che io l'ho utilizzata tantissimo negli anni passati anche per fare altre maglie dei vestitini. Questa volta ho optato per questa canotta e questo filato è perfetto per fare i costumi, ma io adoro usarlo anche per fare magliette e vestiti proprio perché guardate che elasticità che ha. Si adegua tantissimo alle forme senza stringere, senza tirare. Io l'adoro per questo. Il colore che ho scelto io per lavorare è il colore 13, che è questo color crema, ma sul sito trovate veramente tantissimi altri colori. Ve ne voglio far vedere due dei nuovissimi colori che si sono aggiunti a quelli che già avevamo, che sono questo lilla e questo diciamo violaceo, orchidea, non so nemmeno come chiamarlo, però sono uno più bello dell'altro. Ora, come sempre in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Elsa, dove appunto potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, e vi posso assicurare che ce ne sono veramente tanti, ne dovrei avere almeno una decina, tra cui il nero, il giallo, varie tonalità di azzurro. Quindi potete fare questa canotta nel colore che più vi piace e naturalmente potete trasformare questa canotta anche in un vestito. Però parliamo del quantitativo. Per poter realizzare, questa è una taglia S, io ho utilizzato solamente 250 grammi di questo filato lavorando con uncinetto il numero 4. Ora, per una taglia M ci vogliono 300 grammi, per una taglia L 350 grammi. Naturalmente, se volete farla più lunga dovete aumentare un pochettino, quindi taglia S, se la volete fare leggermente più lunga potete sempre prendere 250 grammi, perché dell'ultimo gomitolo mi sono avanzati un po' di mi è avanzato un po' di filato per poter fare almeno 4-5 giri in più. Se però volete una maxi maglia o un vestito, a quel punto dovete prendere 50 se non anche 100 grammi in più. Quindi stessa cosa per le altre taglie. Per quanto riguarda la lavorazione, semplicissima: si parte dal sotto, si lavora in tondo, si arriva poi a lavorare la parte dietro e la parte avanti separatamente. Nella parte avanti si fanno dei giri di ritorno, andata e ritorno, che vanno da destra e sinistra, e poi si divide ulteriormente la lavorazione per poter fare le spalle. Mentre dietro, mi giro per farvi vedere, ha lavorato tutto un pezzo, quindi le spalline sono davanti e fanno questo collo tondo che adoro. La lavorazione è semplicissima, guardate quanto è bella, sono solo due giri che vanno ripetuti per quanto riguarda la parte in tondo, mentre quando si passa a lavorare in giri di andata e ritorno i giri diventano 4, ma la lavorazione resta sempre questa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che io in descrizione vi metto sempre anche il link dove potete acquistare il PDF, quindi spiegato passo per passo come realizzare la creazione, e vi metto anche il link al mercatino Filati Elsa su Instagram dove trovate dei filati in sconto. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra canotta, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea topless. Il colore che ho scelto io è il colore 13, che è il colore crema, ma come potete vedere qui abbiamo anche altri colori e sul sito ce ne sono veramente tantissimi, uno più bello dell'altro. Io qui vi farò vedere un piccolo campione, lavoreremo in tondo e lavoreremo con uncinetto il numero 4. Vi dico già che io per la mia maglia ho montato 126 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, però attenzione, 126 sembra poche catenelle, ma il topless vi ricordo che è un filato elasticizzato, quindi vedete cede molto, quindi non andate a mettere troppe catenelle. Ora, per una taglia M, io vi ho detto, per una taglia LS io ho messo 126 catenelle. Per una taglia L vi consiglio di M vi consiglio scusatemi per una taglia M vi consiglio di andare a mettere massimo un 12 catenelle. Per una taglia L vi consiglio massimo 21 catenelle, quindi non fate troppe catenelle in più, proprio perché vi ricordo che è una lavorazione elastica. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle di base e di nuovo maglia alta,
catenella, rientro maglia alta. Vado a fare questo quindi per tutto il giro, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro. Sto per terminare quindi il primo giro, ho fatto il mio ultimo ventaglio, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. A questo punto vado a fare il secondo giro. Vado qui dove ho fatto la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa e una catenella che equivalgono alla mia prima maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado tra le due maglie alte successive, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Rientro tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado tra le due maglie alte, quindi vado dalla catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado tra le due catenelle, tra le due maglie alte successive, vado di nuovo a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 3 catenelle e si ricomincia da capo e continuo così quindi per tutto il giro. Vado tra le due maglie alte, quindi rientro dove ho fatto la maglia alta precedente, vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado tra le due maglie alte successive, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme 3 catenelle e si ricomincia. Facciamo un'ultima volta insieme. Rientro dove ci sono le due maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado tra le due maglie alte, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 3 catenelle e si ricomincia da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme iniziali e vado a fare una maglia alta in questa maniera. A questo punto si riprende dal primo giro, però vi faccio vedere come farlo perché abbiamo una base diversa. Rientro e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto successivo e di nuovo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro, quindi archetto di 3 catenelle, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Archetto successivo, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Archetto successivo, maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. Quindi naturalmente quando torniamo qui andremo a chiudere facendo una maglia bassissima, una maglia bassa nella terza catenella e si ricomincerà dal secondo giro. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre, ripeto, vedete quanto si allarga? Che vanno sempre ripetuti fino ad arrivare all'altezza desiderata. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi due giri e poi passeremo a fare la divisione dalla parte dietro alla parte avanti per poter creare poi lo scollo, quindi la nostra canotta. Dunque, sono arrivata agli scalfi, ho ripetuto i due giri per 21 volte, quindi dal basso fino ad arrivare all'alto, l'ho ripetuto per 21 volte. Tenete presente che questo filato è un po' elastico, quindi vi sembra piccolo, ma vi posso assicurare che indossato raggiunge la lunghezza desiderata. A questo punto sono andata a mettere i marcatori e sono andata a contare i miei triangoli, chiamiamo così, e ne ho un totale di 42, quindi ne ho messi 21 dietro, 21 avanti, andando a mettere il marcatore nell'archetto di 3 catenelle subito dopo l'ultimo del triangolino avanti e il primo dietro, e anche qui l'ho messo prima del primo triangolino avanti e subito qui dove ho l'ultimo del triangolino dietro, quindi nell'archetto di 3 catenelle. Mi raccomando, se avete un numero dispari, tipo ne avete 43, in questo caso 21 dietro, 22 avanti, e adesso possiamo andare a lavorare. Lavoreremo sempre lo stesso punto, però i giri non saranno più 2 ma saranno 4, per questo perché passiamo a fare una lavorazione da tutto tondo ad andata e ritorno. Quindi iniziamo
facendo il nostro primo giro, che consiste nell'andare a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi andiamo a fare la lavorazione che abbiamo sempre fatto. Entriamo nell'archetto, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, andiamo nell'archetto successivo e andiamo di nuovo a lavorare, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Quindi in questo caso non cambia nulla se non solo la maglia alta iniziale. Continuiamo a lavorare così per tutto il primo giro fino ad arrivare all'altro marcatore. Vi farò vedere appunto come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sono arrivata al secondo marcatore, quindi ho fatto maglia alta, catenelle, maglia alta, vado nell'archetto di 3 catenelle dove ho il marcatore e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la nostra prima maglia alta, e poi vado a lavorare in questa maniera. Vado tra le due maglie alte iniziali, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di una catenella e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, vado tra le due maglie alte successive, vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo tra le maglie alte e vado a fare le mie 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi rientro tra le due maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado tra le due maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle, 1 2 3. Quindi adesso lavoriamo normalmente come abbiamo sempre fatto fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come poi iniziare il terzo giro. Quindi, come potete vedere, l'unica cosa che cambia è l'inizio e la fine del giro, il resto resta sempre tutto uguale. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado a fare il mio gruppo di 3 maglie alte non chiuse. Quindi entro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta non chiusa, vado tra le due maglie alte e faccio una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Prendo il filo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, poi andiamo a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Entriamo nell'archetto di 3 catenelle, scusate, e andiamo a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Andiamo direttamente nell'archetto successivo, maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. Archetto successivo, di nuovo maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta. E continuiamo così, quindi per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come finire il terzo e come andare a fare poi il nostro quarto e ultimo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, catenella di separazione, entro nella terza catenella, quindi salto le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il terzo giro, ci giriamo e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. 3 catenelle, andiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, quindi entriamo tra le due maglie alte e andiamo a fare una maglia alta non chiusa, archetto di una catenella, maglia alta non chiusa, andiamo tra le due maglie alte successive, maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, 3 catenelle, scusate, ne ho fatte 4, 1 2 3 no ho fatte 3 e si ricomincia da capo. Quindi si entra tra le due maglie alte, si va a fare una maglia alta non chiusa, si va nella catenella, maglia alta non chiusa, andiamo tra le due maglie successive, di nuovo maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, 3 catenelle, si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro quarto e ultimo giro. Vi farò vedere come si termina e come si inizia poi di nuovo il primo giro.
ho fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare le 3 catenelle, rientro dentro tra le 2 maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Ho terminato così il quarto e ultimo giro e adesso bisogna ricominciare dal primo, quindi vi ricordo che andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta e poi andiamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle e facciamo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e continuiamo a lavorare così normalmente come abbiamo sempre fatto. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo andare a fare. Io vi dico solamente che adesso non lavorerò per tutta la lunghezza perché voglio comunque che sia una canotta, quindi adesso farò una, tolgo un marcatore così vi faccio vedere, lavorerò su 1 2 3 4 e 5 motivi per creare la mia spallina e farò la stessa cosa da quest'altra parte. Voi potete farla di 5, di 3, di 2, come preferite. Io la voglio non troppo sottile né troppo grossa. 1, 2, 3, 4 e 5, quindi metto il marcatore qui. E per terminare il giro farò esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi io continuo a lavorare come stavo facendo. Quindi sempre maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta, maglia alta, catenella, rientro maglia alta e qui dove ho il marcatore vado a fare la mia maglia alta, mi giro e vado a lavorare normalmente come ho fatto fino adesso i seguenti giri che avevamo fatto, solo che invece di lavorare fino alla fine lavorerò soltanto qui per fare appunto le mie spalline, mentre dietro lavorerò per tutta la lunghezza, quindi dietro non farò le spalline, le voglio fare soltanto qui sul davanti e ripeto, le potete fare anche più larghe, più corte, più strette, quindi invece di farne 5 le fate su 3 come preferite, oppure potete lavorare tranquillamente in giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io naturalmente vi dirò quante altre volte ho ripetuto il giro per arrivare all'altezza delle spalle e poi naturalmente quanto dietro avrò fatto lo stesso numero e poi la cucitura. Ho ripetuto quindi i 4 giri per 3 volte, una tutta intero, quindi da destra verso sinistra, e altre 3 volte, scusate, altre 2 volte soltanto nelle 5 motivi da questi lati, proprio per creare le spalline, quindi un totale ho ripetuto i 4 giri per 3 volte, una volta tutto intero, 2 volte soltanto separatamente per le spalline, mentre dietro ho ripetuto i 4 giri per 3 volte, sempre andando da destra verso sinistra. E poi sono andata a cucire qui sulle spalle. Detto ciò, io non farò alcun tipo di bordino, sapete che non sono amante dei bordini, quindi la canotta è terminata.